Se ne sta nei parchi, nelle piazze, agli angoli delle strade. È colorata di rosso, giallo o verde. È il posto dove ci si trova a leggere il giornale, discutere con il vicino oppure semplicemente a riposarsi. È gratis e nessuno ne ha mai chiesto il prezzo. C'è e basta. È la panchina, il simbolo che abbiamo scelto per rappresentare la nostra rivoluzione, quella per riprenderci lo spazio pubblico. E quindi bentornati alla nostra ottava puntata, se non sbaglio, vero Tommaso? Sì, direi proprio di sì, bentornati a tutti. Come funziona la panchina? Direi che ormai lo saprete, nel senso che Speriamo che lo esatto, sappiate. utilizziamo questo strumento rivoluzionario che è Skype per chiamare persone sparse qua e là per l'Italia e per il mondo, con cui facciamo due chiacchiere. Ricordo a tutti per chi ci volesse scrivere qualche commento o qualsiasi richiesta, redazione @caffenews.it. Appunto, oggi abbiamo qui con noi Dario Riccobono, che Martina adesso ci presenta e possiamo cominciare. Sì, allora, come avete visto un po' in queste puntate, se le avete viste, se no vi invitiamo ad andare a vedere, noi ci piace andare a telefonare su Skype a persone che stanno facendo delle piccole azioni concrete per riprendersi uno spazio pubblico che sia concreto, immaginario o qualsiasi cosa. E oggi siamo molto contenti di avere qui con noi Dario Riccobono, che è appunto tra i fondatori, insieme a Francesca Vannini Parenti e Edoardo Zaffuto, di Addio Pizzo. Loro una mattina, e poi ci spiegherai bene come e perché, del 29 giugno 2004 hanno ricoperto Palermo con degli adesivi dove c'era scritto un popolo intero che paga il pizzo e un popolo senza dignità. E da lì è nato un movimento che si chiama Addio Pizzo. Allora noi che siamo molto onorati di averlo qui con noi vogliamo chiedergli, Dario, ma come vi è venuto in mente e come si fa a far nascere una rivoluzione così, così forte e così grande? Beh, una domanda difficile. Beh, quasi per caso, io direi, come quasi tutte le cose belle, dico quasi per caso perché poi alla fine per caso non c'è nulla. Si trattava in realtà all'inizio di sette ragazzi che volevano aprire un pub, rivolgendosi a un loro amico, bravo nel calcolare i costi di avvio, i costi di startup, anche di una piccola impresa, considerò la voce Pizzo, cioè siete a Palermo, dovete fare i conti con questa realtà, c'è il rischio che vengano a chiedervelo. E quindi questo gesto spontaneo di ribellione, questo adesivo che parlava direttamente alla gente, che soprattutto aveva il merito di fare appello all'intero popolo, quindi il pizzo come qualcosa che è una responsabilità che non riguarda esclusivamente i commercianti e imprenditori, ma anche noi tutti, noi consumatori che facciamo acquisti presso i commercianti che pagano il pizzo, è come se lo pagassimo noi indirettamente. Da qui, probabilmente i tempi erano maturi, attorno a questo slogan, a questo sogno, a questa frase, si raduna un esercito di ragazzi pronti a scommettere che la situazione poteva cambiare anche a Palermo. Nasce quindi il Comitato Addio Pizzo e oggi abbiamo coinvolto più di 700 imprese che non pagano il pizzo, decine di migliaia di consumatori che fanno i loro acquisti da loro, quindi abbiamo in qualche modo, come dicevi tu, con una piccola azione concreta, assumendoci ognuno di noi le proprie responsabilità, portata all'antimafia, appunto alla portata di tutti. Tommaso. Sì, ecco, se ci. Nel senso, Addio Pizzo si sente molto comunque sui giornali come nome, nei mezzi di informazione, per quanto mi riguarda, io ho un nome che ho sentito tante volte, però ci puoi raccontare appunto concretamente cosa vuol dire non pagare il pizzo. Intanto, se hai anche proprio qualche dato, cosa significa per un negoziante, per un'impresa il pizzo? Di quanti soldi stiamo parlando? Di che pressione stiamo parlando? E quindi su cosa andate a incidere e come funziona? Allora, il pizzo ha un'importanza economica non secondaria per Cosa Nostra, per le mafie, in quanto rappresenta un'entrata fissa, sicura, che permette di sostenere degli stipendi, ad esempio dei mafiosi che sono in carcere o le famiglie che hanno magari un mafioso deceduto. Quindi rappresenta sicuramente un'entrata economica non indifferente, ma ha un valore ben più alto per quel che significa, appunto, per quel che riguarda il controllo del territorio, il controllo sociale. La mafia col pizzo si fa stato, in qualche modo afferma la propria signoria sul territorio. Ecco perché diventa un punto nevralgico che ognuno di noi può combattere semplicemente decidendo dove fare i propri acquisti.
Si stima che a Palermo, fino a qualche anno fa, prima quindi dell'avvento del Dio Pizzo, pagassero il pizzo ben l'80% dei commercianti in città, significa quasi tutti. È sempre difficile fare queste stime, ovviamente parlando di economia sommersa, però non ci affidiamo appunto ai dati di enti di ricerca, ISEC, eccetera, Censis, che sono sicuramente autorevoli. E per quanto riguarda quanto appunto paga ogni commerciante, beh, questo dipende dalla categoria merceologica. Diciamo che la mafia è un osservatore attento e quindi ci sono alcuni indicatori che fanno sì che si chieda più o meno di pizzo. Ad esempio, avere un negozio in centro abbastanza grande o ingrandire il tuo negozio prendendo un'altra vetrina è un elemento che fa sì che appunto che la mafia chieda una rata maggiore, ecco, di pizzo. Ma per capirci, pagano anche, si va dai 5 euro chiesti alla bancarella che vende frutta al mercato, sino ovviamente alle migliaia di euro alle imprese edilizie. Questo che dici è E impressionante. Dario. No, vai, vai, Tommaso. È impressionante che parli appunto della mafia come questa istituzione sociale, nel senso che è sul territorio e controlla il territorio in maniera, appunto, è una presenza molto forte nella società. Ma a voi, per voi com'è stato? Cioè, cosa ha voluto dire cominciare questa, chiamiamola, campagna di sensibilizzazione, questa azione? Cosa ha voluto dire per voi in termini appunto di fare parte della città di Palermo? Qual è stata la reazione? Come vi siete trovati? E se è un movimento che continua a crescere o se nel senso avete avuto questo Infatti inizio forte di... io quello che volevo chiederti era anche questo, se ci sono stati, probabilmente non è stato così facile dal 2004 andare avanti, quindi come me anche avrete ricevuto immagino tanti, tanti ostacoli sulla vostra strada, quindi cosa ha voluto dire e come fate ad andare avanti ancora? Ti tempestiamo di domande oggi. No, no, assolutamente. Addio Pizzo per molti di noi è stata, io dico spesso, uso questa espressione, la medicina che ha permesso di curare una ferita. La mia generazione è una generazione che nasce e cresce a Palermo nel periodo anche delle stragi, quindi di maggior violenza da parte delle mafie. E quindi Addio Pizzo ci ha permesso in qualche modo di fare qualcosa, di essere a posto con noi stessi, con la nostra coscienza, di non sentirci complici di questi assassini. E questi risultati concreti che giorno per giorno riportiamo ci hanno dato molto fiducia. Noi siamo partiti nel 2004 appunto con un semplice adesivo, convinti di voler cambiare il mondo, ma ovviamente con i piedi per terra, sapendo che era molto difficile, eppure nel giro di 2 anni abbiamo convinto i primi 100 consumatori, 100 commercianti a venire alla luce. Dopo diversi anni, siamo nel 2012, i commercianti sono di 700, aumentano più o meno con una media di 100 all'anno, arrivano adesso pure le denunce, quindi i commercianti cominciano a prendere coraggio e a mettere che aver pagato il pizzo e denunciare i loro estorsori. Alcuni negozianti, soprattutto i più giovani, ci cercano ancora prima di aprire il loro negozio. Questo succedeva proprio al contrario alcuni anni fa. Alcuni negozianti, prima di aprire la loro attività, andavano a cercare il boss del quartiere per chiedere l'autorizzazione, in qualche modo si diceva per mettersi a posto nel gergo mafioso, magari ottenendo uno sconto sul pizzo, visto che erano stati loro stessi a cercare il mafioso. Ecco, ora avviene il contrario, vengono a cercare noi perché mettono l'adesivo nella vetrina prima ancora di aprire, per far capire che non sono disposti a pagare. Vediamo i ragazzi, i bambini anche che incontriamo quotidianamente nelle scuole, che convincono i loro genitori ad aderire a Dio Pizzo, ed è successo più di una volta. Quindi tanti, tanti segnali importanti, non ultimo, quello secondo me più il riconoscimento più grande, un pentito di mafia, alcuni mesi fa, ha proprio detto, noi non andavamo a chiedere il pizzo ai commercianti di Dio Pizzo perché abbiamo tutto da perdere. Il rischio di essere denunciati è alto, la propensione al pagamento invece è molto, molto bassa. Questo è un segnale di forza della nostra campagna senza precedenti. Certo.
Va bene, allora volevamo chiederti anche, visto che ci avviciniamo all'estate, ci spieghi cos'è Dio Pizzo Travel e un po' facciamo fatti un po' di pubblicità, che è interessante. Sì, la Dio Pizzo Travel è appunto quello a cui facevi riferimento tu, è quel soggetto che assieme a Francesca e Edoardo, alcuni anni, un paio, 3 anni fa, abbiamo creato, e non è altro che l'applicazione al settore turistico della campagna di Dio Pizzo. Noi offriamo semplicemente delle vacanze al 100% pizzo free, quindi con strutture ricettive, alberghi, tutti i nostri fornitori, quindi, che fanno parte della lista del Dio Pizzo, che quindi non pagano il pizzo. È in qualche modo un percorso di educazione civica che facciamo, lavoriamo moltissimo ad esempio con le scuole e anche con gli stranieri, i tedeschi sono molto, molto attenti, molto interessati a quello che facciamo. Quindi mostriamo in qualche modo la Sicilia da un altro punto di vista, cercando di valorizzare la bellezza. E con bellezza intendiamo anche la bellezza dell'impegno, della resistenza, della lotta alla mafia, quindi facciamo conoscere alcuni personaggi degni della Sicilia, appunto. Del resto, il primo che parlò di bellezza applicandolo in qualche modo alla lotta alla mafia è stato Peppino Impastato, che diceva appunto che bisogna educare alla bellezza, riuscendo a riconoscere la bellezza. Di conseguenza sì, saremo in grado di combattere la mafia. Ecco, noi quindi andiamo a mangiare ad esempio una buonissima pizza, quella che la pizzeria della famiglia Impastato ancora fa a Cinisi, ascoltando direttamente dalle parole di Giovanni Impastato quella che è stata l'esperienza di Peppino. Assieme a questa ci sono tante altre esperienze a Corleone, nell'agriturismo sotto sulle terre confiscate, gestito da Libera, ancora a Partinico per conoscere Pino Maniaci, la realtà di Telaiato e così via. Va bene, quindi se io ad esempio volessi venire in vacanza, cosa faccio? Vi contatto? C'è un'email dove vi possono contattare e poi dopo voi diciamolo che quindi potete aiutare a trovare anche strutture che proprio non pagano il pizzo, eccetera. Quindi non so, dici c'è un'email o guardiamo sul sito. Sì. Il sito internet è www.addiopizzotravel.it, la mail info@addiopizzotravel.it. Anche lì non necessariamente bisogna pensare a una vacanza che sia militante, impegnata, semplicemente c'è anche gente che ci ha chiesto di passare una settimana al mare in assoluto relax in Sicilia, però avere la garanzia di avere una struttura, un albergo, una casa vacanza che non paghi il pizzo per essere consapevoli di non dare nemmeno indirettamente alla mafia. Che bello, che bella Perfetto. cosa. Speriamo ci siano anche tariffe per studenti, così magari noi della panchina ci facciamo un pensierino. Per Ne abbiamo per tutti. concludere, per concludere, Dario, ti sottoponiamo al nostro gioco della puntata, come tutti gli altri ospiti che abbiamo avuto qui con noi. Non si vincono premi, ma è un gioco molto divertente. Quasi. Si chiama Fallo per me, nel senso che appunto noi di Caffè News chiediamo ai nostri ospiti di proporci un'azione che tu, come persona, chiederesti al tuo vicino che facesse per te, nel senso un'azione concreta che secondo te contribuirebbe a migliorare il mondo in quello che ti viene in mente, un'azione appunto piccola ma che il tuo vicino, che in questo momento qua sullo schermo siamo io e Martina, possiamo fare per aiutarti a migliorare il mondo in cui viviamo. Quindi qual è il tuo fallo per me? Io rimango in tema e dico siate dei consumatori attenti e quindi prima di fare i vostri consumi, che è una cosa semplice che facciamo giornalmente, quotidiana, proviamo a capire da chi stiamo acquistando. Anche al nord ormai il problema mafia è diventato un problema di grande attualità. Probabilmente il pizzo, anzi sicuramente il pizzo non è così diffuso come in Sicilia, come nel Mezzogiorno, però sicuramente è qualcosa con cui fare i conti e soprattutto ci sono moltissimi locali che sono controllati dalla mafia e dall'andrangheta. Quindi ecco, stiamo attenti dove andiamo. A volte costa fatica, ad esempio, lasciare il gruppo di amici che si sta dirigendo in una certa discoteca, però ricordiamoci che le scelte non sempre devono essere facili, però
vale la pena di farle. Ecco, io non andrei, vi suggerirei di non andare mai in una pizzeria o una discoteca controllata dall''ndrangheta, dalla Cosa Nostra. E ormai ci sono i mezzi di informazione che permettono di sapere con abbastanza chiarezza. Quindi informiamoci e siate dei consumatori attenti. Perfetto, allora noi vi ringraziamo ancora e sì, per qualsiasi cosa scriveteci a redazione@caffenews.it, attendiamo questi chili di mail che ogni volta ci sommergono, vero Tommaso? Sì, ci vogliono settimane per leggerle tutte. E ringraziamo ancora Dario e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Grazie, ciao a Grazie te. mille.